Presidente Berlusconi, recessione tecnica per il Paese, difficile arrivare alle previsioni di crescita del governo dell'1% in quest'anno. Cosa sta accadendo all'Italia? Sta accadendo che abbiamo un governo che non sa governare, che è ostile alle imprese, che ha bloccato tutte le opere delle infrastrutture che sono importantissime, che addirittura dice di voler chiudere i negozi la domenica, che nella manovra non ha messo nessuna risorsa per la crescita e per lo sviluppo. Si è presentato come il governo del cambiamento, io dico invece è il governo da cambiare. Non c'è alternativa perché troppe volte abbiamo insistito anche con la Lega, con Salvini, affinché sospingessero certe decisioni. Nulla è venuto fuori di ciò che noi consigliavamo e che consigliavamo sulla base del programma che abbiamo presentato agli italiani per le elezioni del 5 di marzo e che rappresenta quella che è la misura per lo sviluppo che dovunque nella storia adottata ha provocato un grande sviluppo e un aumento del 30% delle entrate degli vari stati che l'hanno applicata. L'ha fatta Kennedy, poi l'ha proseguita il presidente Johnson, poi Reagan, poi la signora Thatcher, poi l'Irlanda negli ultimi anni. E cosa dice? È una cosa semplicissima. Meno tasse sulle famiglie, meno tasse sulle imprese, meno tasse sul lavoro producono più consumi delle famiglie, più investimenti e più produzione delle imprese, più entrate nelle casse dello Stato che con questi soldi, il 30% in più rispetto a prima, può aiutare meglio i cittadini che sono rimasti indietro. Forza Italia rimane il primo partito della coalizione di centrodestra anche alla luce dei dati delle ultime politiche. Guardi. Quali sono le aspettative per il risultato del suo partito in Abruzzo? Guardi, io spero che, come ho detto prima, che molte persone che nel tempo mi hanno dato più di 200 milioni di voti aprano gli occhi e capiscano di aver fatto un errore non andando a votare o dando il loro voto a questi 5 Stelle. Quindi penso che assolutamente queste persone possano convincersi a riandare a votare e a dare il voto a chi ha dimostrato nei 9 anni di governo del paese di saperci fare veramente. Siamo noi.